Ciao ragazzi, eccoci qua, finalmente video sul sushi fatto in casa, yuppie! Quanto ce l'avete chiesto? Veramente sono anni che noi ce lo facciamo e sono anni che voi ce lo richiedete, però sono video abbastanza elaborati, quindi rimandavamo sempre, ma adesso ci siamo messe proprio a capo e coponziere, come si vuol dire, per fare questi video. Ne faremo più di uno, vi faremo vedere tutte le varie tipologie di sushi, quindi caricheremo più video uno dopo l'altro, insomma compatibilmente al tempo di montaggio. Quindi faremo vedere varie categorie. In questo primo video vi facciamo vedere un po' gli ingredienti e come prepariamo il riso, cosa fondamentale. E vi ricordo che questo è il nostro canale di cucina, perché molte di voi fanno un po' confusione. Questo è un altro canale, quindi anche se ci vedete sempre assieme, è il nostro canale di cucina, quindi iscrivetevi anche a questo canale dove vi faccio vedere tante ricette buone e saporite. E quindi adesso facciamo sto riso, due begli avocadi, belli morbidi. Gli avocadi devono essere belli maturi sì. E morbidi, quando ragazze, li comprate al supermercato magari tastateli un po' e vedete se sono duri o morbidi, e comprateli morbidi. Se sono duri, comprateli lo stesso. Per ammorbidirli metteteli in un recipiente insieme ad altra frutta e aspettate magari un paio di giorni, vedrete poi che si ammorbidiranno e diventeranno come sono ora noi, cioè a contatto morbidi. Con le mele, sì, con le banane praticamente si ammorbidiscono, diventano più maturi. Piccolo trucchetto che abbiamo svelato, che ho scoperto dopo un sacco di tempo, perché noi ci piacciono quelli morbidi e non ci sono mai morbidi. E poi stando a contatto con la frutta abbiamo fatto questa scoperta. Poi vi servirà questa qua, che è la tovaglietta che sono fatta la tovaglietta, che insomma per avvolgere su questa vi serve per forza, perché non si può fare senza. La trovate anche per qualsiasi negozi etnici e queste cose anche qua, anche al supermercato oramai, sì, veramente dappertutto. Il salmone, noi come salmone utilizziamo salmone che praticamente questo qua non è completamente fresco, è salmone un po' già affumicato, se potete vedere. Noi lo compriamo alla Coop, banco pesce della Coop, sì. E compriamo sempre questo qua perché insomma non ci fidiamo se non è fresco, se non è abbattuto, deve essere abbattuto, quindi un casino. Invece questo qua che è già un poco affumicato, vedete, non è proprio quello fresco, già un po' cotto, sì, c'è proprio scritto salmone per sushi, sì, per sashimi, ed è buonissimo, a noi piace tantissimo questo qua, ci troviamo bene così. Insomma, come riso utilizziamo questo qua, riso Raib, che in effetti si dovrebbe utilizzare riso specifico per sushi, ma noi usiamo questo qua biologico che compriamo al supermercato e va benissimo lo stesso. Qualunque riso Raib al supermercato va bene. La salsa di soia che noi utilizziamo e che ci piace tantissimo è questa qua, che è salsa di soia biologica, no OGM, con 25% di sale in meno, quindi è ottima, ve la straconsiglio veramente. E infatti questa qua contiene proprio acqua, fagioli di soia, sale marino, però molto molto poco, e non è zuccherata ed è ottima veramente, perché con la salsa di soia è un ottimo condimento, però è meglio prenderlo biologico così non è OGM. E oppure questa qua, questa ve la straconsiglio, infatti anche finita, di Sotto le Stelle. Questa qua infatti l'avevamo presa dal sito Vegano Bio, vi ricordate che ci aveva inviato il pacco. Invece questa qua si chiama Tamari. E come salsa teriyaki invece vi straconsigliamo questa qua, veramente noi la amiamo tantissimo, perché è una salsa teriyaki biologica, completamente naturale, che non ha zucchero al suo interno, cosa strana, perché di solito le salse teriyaki sono piene di zucchero. Invece questa qua è fatta con sciroppo di riso e la salsa di soia, poi c'è cipolla, zenzero e varie spezie. E noi la stradoriamo, cioè ne finiamo proprio in quantità industriale, ne mangiamo. E come l'acidurato di riso, questo qua è un acidurato di riso biologico, completamente naturale, senza zucchero. Adesso vi faccio vedere come lo prepariamo, mettendoci lo sciroppo d'acero invece dello zucchero, così mi viene un condimento più leggero e con non troppo zucchero. Quindi adesso prepariamo questo benedetto riso che ci servirà tantissimo. Allora, come si prepara il riso per il sushi? È un po' una scocciatura, infatti io lo faccio preparare sempre a qualcun altro e vado bella bella fresca in cucina quando già è pronto, perché veramente è un po' una scocciatura. È la cosa più scocciante, più scocciante. Quindi magari preparatevi con un po' di anticipo. Allora, va sciacquato bene sotto l'acqua corrente, si mette a bagno e si scola. Si mette a bagno e si scola, questo si fa 5-6 volte, fin quando tutta l'acqua non esce completamente limpida. Una volta che avete fatto questo, se lo lasciate anche un po' a bagno nell'acqua, l'ultima volta è ancora meglio, quindi è completamente limpido.
A questo punto lo mettete in una pentola ricoperto d'acqua fredda. L'acqua deve coprire completamente il riso. Io comunque vi dico le quantità direttamente, facciamo prima. Io metto 300 g di riso e metto 450 g di acqua fredda. In questo modo queste quantità mi trovo benissimo. Lo faccio cuocere sul fuoco, prima a fiamma alta finché non bolle. Quando bolle lo faccio cuocere 5 minuti a fiamma media e poi subito copro e lo faccio cuocere col coperchio 10 minuti. Dopo questi 10 minuti è cotto e tutta l'acqua si è assorbita. Comunque eventualmente voi controllate, andate a vedere, comunque quasi non sempre capito così. Niente, vabbè, è facile, è così, quello è il procedimento, non c'è da capire. Si mettono bene, bisogna farlo e basta. E alla fine col coperchio si lascia ancora un 5 minuti col coperchio. E poi è fatto il vostro riso, aspettate che si raffredda. Ma che c'è qua? Io rido perché c'è Cookie qua sotto che si sta rubando la mia pantofola. Mentre guarda qui. Comunque, quindi questo è tutto. Ovviamente se non rispettate alla perfezione questi tempi non succede nulla, anche noi a volte andiamo di fretta, non fa niente. Però io vi ho detto proprio il procedimento proprio specifico come si fa. Adesso i primi che vi facciamo vedere sono i nigiri, ossia questi qua che vengono in queste scatolettine. Anche queste qua le ho comprate per questi negozi asiatici, così sono molto molto carine. In commercio si trovano dei preparati già pronti per acidificare, cioè già con lo zucchero, sta tutto dentro. Io però vi faccio vedere la versione, diciamo, sana, un po' più leggera, senza tutto questo zucchero. Utilizzo quindi l'acidulato di riso bio e ci vado a mettere, lo vado a mettere qua dentro. Ne metto 1, 2, 3, 4 cucchiai. Per la quantità che vi ho detto, il sale invece già l'ho messo nella cottura, durante la cottura, e poi ci metto un cucchiaino di sciroppo d'acero, appunto, quindi questa è la versione sana, senza zucchero. Questo sarebbe anche l'acido di riso fatto in casa, esattamente, sì, esatto, io lo faccio così. Potete anche mescolare tutto in una ciotolina e poi versarlo dentro, però io faccio così, insomma, viene bene lo stesso in entrambi i casi. Veloce. E poi mescolate piano piano, insomma, senza scamazzare troppo questo riso, ed è buonissimo. Il salmone va tagliato a pezzettini così, cioè a fettine, insomma. Che vuoi tu? No, no, fette non c'è, fette no. Vado a mettere qua dentro il riso. Poi, una volta che abbiamo riempito con il riso, ci andiamo a posizionare il salmone così. Questi si possono fare anche con i gamberi. Questi sono gamberi che sono stati cotti a vapore. Noi non li mangiamo, gamberi crudi. Quindi questi qua io ne metto sempre due. Oppure se è un gambero grande ne metto uno solo. Insomma, mi piace abbondare. Sono anche molto buoni, lo sapete, anche con i gamberi sono molto molto buoni. Sì, perché infatti quando andate al ristorante di sushi te ne mettono solo uno piccolo 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 di gambero. Noi qua facciamo tutto abbondante, sì, è vero. A questo punto chiudo così e questo qua si mette nel frigorifero, io lo metto per qualche minuto, insomma, così si bello si rapprende. Eccoci qua, andiamo a estrarre, tu già sei venuta con le bacchette. Andiamo a estrarre qua dentro. Questi qua, così, si schiaccia un poco poco e esce. Ecco qua, li abbiamo estratti tutti. Eccoli qua i nostri nigiri, guardate come sono carini. Questi adesso per mangiarli si vanno a immergere un po' di salsa di soia, che prendono più sapore, sono buonissimi. Sì. Mi raccomando, guardate gli altri video dei sushi che vi lasciamo nel box informazione link. E vi mandiamo un bacio grande. Mua! Ciao! Ciao!